L'Optimal Income è un prodotto per tutte le stagioni, per chi vuole tenere una bassa volatilità nel portafoglio con un rendimento relativamente stabile. È una certezza l'Optimal Income, è un maratoneta costante nell'andamento, nell'andatura, poca volatilità e certezza dei rendimenti. Devo sempre complimentarmi col gestore perché veramente ci dà anche a noi che siamo operatori delle certezze e non ha quegli scostamenti, quegli sbalzi che altri fondi danno, quindi anche più tranquilli noi, più tranquillo è il cliente. Per utilizzo del fondo all'interno dei portafogli dei miei clienti, per trasparenza di strategia, per track record del gestore e per facilità di comprensione di come il fondo si può comportare all'interno di un portafoglio, direi sicuramente l'Optimal Income. Può essere interessante effettivamente per un cliente magari che vuole integrare la sua pensione e ha necessità di una cedola regolare che appunto si aggiunge magari alla pensione che ha già normalmente e gli dà una certa sicurezza psicologica di avere comunque un accredito su basi regolari. Mi ha fatto piacere conoscere sicuramente l'Income Allocation perché era un fondo sul quale non avevo molte informazioni. Oggi le ho avute e comunque insomma si tratta di un ottimo strumento, quindi un giusto mix tra reddito, quindi crescita capitale sul fondo e anche stacco cedolare. Un elemento da aggiungere nei portafogli di diverse persone perché può soddisfare quella che è l'esigenza attuale di avere sempre un ritorno anche in cedolare. Affidabilità, serietà e soprattutto un track record storico anglosassone che diciamo, in Italia manca dalle società italiane, quindi ben vengano appunto società che hanno questi tipi di blasone perché ci danno sicurezza anche di poter offrire prodotti migliori sul mercato ai clienti. Sicuramente la considererei una boutique di investimento perché ha comunque degli strumenti d'eccellenza, mi sembra che abbiano ben chiaro l'obiettivo che devono perseguire. Ma MG mi dà l'idea di serietà, razionalità, certezza e andamento di lungo periodo. La difficoltà in questo momento sta a trovare il giusto bilanciamento tra delega e carta bianca, cioè non magari eccedere troppo in strategie dove più che dare una delega al gestore si dà una carta bianca, se poi la strategia è troppo forte e non viene magari azzeccata al mercato va contro, rischia di essere anche difficile poi giustificare al cliente le scelte fatte. Credo che sia una cosa buona perché il fatto di approcciarsi su diverse asset può generare comunque diversificazione e sicuramente buoni rendimenti. Oggi quei rendimenti lì sono più difficili da trovare, bisogna diversificare sempre di più le asset class, per cui lo strumento a distribuzione o income in uno strumento multi asset può avere molto senso, soprattutto se come MNG ed è caratteristico di MNG tutto quello che viene distribuito non va a intaccare capitale.